man. Oh my God, Rains, they got a lot of nice girls. Amici del test di Calcio League, ben tornati. Siamo alla 13ª giornata del test di Calcio League. La partita che ci andiamo a vedere è quella tra Tarallino del presidente Angelo Pinto e San Pedros del presidente Francesco Petrosino. Prima dell'incontro viene svolto un minuto di raccoglimento che esprime la vicinanza dall'organizzazione Pipa e di tutte le squadre partecipanti al test di calcio all'amico e al presidente dell'Albero delle Caramelle Francesco Vestita e alla sua famiglia per la perdita prematura della madre. Allora andiamo a vedere le formazioni, vediamo come scende in campo la squadra di Mister Ciro Inglese, che sceglie il classico 3-3-1. Tra i pali c'è Capitan Trani, al centro della difesa Monopoli, a destra Andrea Lacava, a sinistra Vincenzo Trani, centro di centrocampo Galeone, destra Manisi, sinistra Francesco Lacava, unica punta Simone Scarano. Per quello che riguarda invece la viola di San Pedros, tra i pali c'è Convertini, anche qui difesa a 3 con capitan Giovanni Annicchiarico al centro della difesa, a destra Castri, a sinistra Patronelli, Domenico Annicchiarico al centro di centrocampo, Mari a sinistra, Marinelli a destra, unica punta Galeone. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Bruno della sezione WISP di Taranto. Andiamo a vedere quello che è successo tra queste due squadre, Tarallino che è in netta fase di ripresa dovuta anche alla mano che sta dando a centrocampo il prestito di Galeone. Qui al secondo minuto proprio lui, da un controllo difficoltoso di Castri, sbuca in mezzo a tutti, fa partire un destro, attentissimo però Convertini, poi prova il cross Scarano, però sballata la precisione. Due minuti dopo ci prova anche Monopoli su punizione, anche qui deviata, sorvola la traversa. Al nono minuto, da una rimessa laterale, ancora Scarano, fa sportellate, prima con Castri, poi sorpassa Annicchiarico, mette in mezzo un pallone d'oro per Manisi che si fa prendere un po' dall'ansia della conclusione, prima col destro, poi col sinistro, non ne approfitta. La risposta di San Pedros è con Marinelli che offre a Galeone tutto solo la palla per andare in vantaggio, Trani però sbarra la strada. Due minuti dopo ci prova anche Mari, si gira benissimo in aria con il destro, tiro violento che però esce fuori, conclusione violenta anche quella di Galeone su punizione, cercava la deviazione di un compagno che non arriva. Siamo al 15esimo, ci prova ancora Mari dalla distanza, capitan Trani però si distende benissimo. Al 18esimo Monopoli scodella ancora una volta, sponda, perfetta la spizzata di Scarano, stavolta per Manigrasso che però non riesce nel tap-in, si salva Convertini. Ancora una volta al 20esimo è Scarano ad offrire assist a destra e a sinistra, questa volta è per Danversa il pallone d'oro sciupato, non riesce a trovare la giusta coordinazione. Siamo ormai alla fine della prima frazione di gara, Scarano decide di mettersi in proprio, va a calciare dalla tre quarti, un diagonale perfetto, millimetrico, trova un Convertini leggermente distratto e può portare così in vantaggio i suoi, Simone Scarano, quando siamo alla fine ormai del primo tempo. 1-0 per Tarallino, non ci sono altre occasioni da segnalare,
Quindi risultato finale di 1-0 e fine primo tempo. Rientrano in campo le squadre, non ci sono grosse sostituzioni da segnalare nel rettangolo di gioco. Andiamo a vedere allora subito quello che è successo nel secondo tempo. Al primo minuto si fa vedere subito San Pedros con Galeone, direttamente a rimessa laterale, tiro potentissimo che sfila però al lato, si salva qui la difesa di Tarallino. Due minuti dopo Andrea Lacava fa ripartire i suoi, serve sulla sinistra ad Anversa che sceglie di calciare in porta, trova però attentissimo Convertini sul primo palo. Ancora Tarallino al quinto minuto con Galeone che fa partire un destro in diagonale, per poco non ci arrivava Zampata di Scarano. Al settimo su punizione ci prova invece 40 per San Pedros, Trani però che non si fa trovare distratto. San Pedros che comincia a aumentare i ritmi per cercare di pareggiare il match. Qui ancora 40 dalla distanza, tiro però un po' debole. Al decimo è Mari a seminare il panico a centrocampo per Tarallino, poi cerca un diagonale con il sinistro che però non trova lo specchio della porta. Al quattordicesimo c'è un calcio d'angolo ancora per San Pedros che sta bombardando la porta di Tarallino, qui prova a nicchiarico con la punta nel momento migliore però della Viola. Arriva il raddoppio ancora una volta con Simone Scarano che raccoglie un pallone al limite dell'area, vince un paio di contrasti, fa partire un sinistro chirurgico che si va ad insaccare sotto l'incrocio, gol bellissimo e raddoppio per Tarallino. Ancora una volta Simone Scarano che ha ritrovato la sua posizione preferita e i risultati si stanno vedendo. Prova a rispondere San Pedros con una girata bellissima di Patronelli. Al 24esimo però un errore in fase di ripartenza di Castri permette al numero 22 di Tarallino di mettere la zampata finale sul match, forse il gol che chiude i giochi. Bellissimo anche l'assist di Scarano per il compagno, 3-0 Tarallino. Francesco Lacava chiude il match, da segnalare comunque al 25esimo conclusione al volo bellissima di Mari, però non trova lo specchio. Nei minuti di recupero ci prova anche il tiro da disperazione Galeone, palla che finisce sul fondo, è il direttore di gara che dice che non c'è più tempo. Risultato finale del match è 3-0 per Tarallino che conquista così altri 3 punti che gli consentono di continuare una bellissima scalata che sta facendo in questa parte del campionato.